festa della Repubblica, il Ministero è inteso, diciamo, organizzare insieme a questa festa anche un'altra iniziativa, che è Incontriamoci in Giardini. Sul territorio di Salerno tante sono le iniziative. È un tema molto importante perché testimonia come in Italia il connubio tra architettura e paesaggio è particolarmente evidente, quindi il giardino è un elemento fondamentale del paesaggio e anche dell'architettura. Nel caso specifico, proprio per sottolineare questa importanza, abbiamo individuato insieme a dei privati dei giardini sia all'interno della città di Salerno, che sono Villa Venia e Palazzo Altieri, e poi un giardino cosiddetto pubblico, che è il giardino della Minerva, che ricorda la presenza della scuola medica salernitana qui a Salerno. E in provincia ovviamente abbiamo dato molto spazio alla Villa d'Ayala Valva, che pur essendo di proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta è in parte gestita dalla sovrintendenza per quanto riguarda l'edificio e dal comune di Valva per quanto riguarda il parco. Il parco è interessantissimo, si tratta di 180.000 metri quadrati, 18 ettari, arricchito con un patrimonio statuario interessante e un patrimonio botanico con una biodiversità unica nel suo genere, che vale la pena di essere visitato. E anche Palazzo Mezzacapo a Maiori, che è abbastanza interessante. Comunque io spero che accogliate la proposta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, perché visitare un giardino è una cosa particolare, soprattutto per la storia che i giardini storici, nel caso specifico, rappresentano per il nostro paese. Ricordiamoci, il giardino è un'iniziativa del Ministero, ma anche calato sul territorio salernitano. Infatti è stata una grande bella idea questa del Ministero e della Sovrintendenza, che viaggia con l'intelligenza e con le gambe di alcuni suoi funzionari. Infatti ho avuto il piacere di incontrare e di conoscere il dottore Faiella, il dottore Braca, la dottoressa Vitola, che hanno invitato me e la mia associazione a mettere a disposizione per questa bellissima iniziativa il vecchio giardino della mia casa che fu acquistata dal mio bisnonno nel 1895, quando si trasferì da Avellino a Salerno. Da allora, fortunatamente questa casa è rimasta sempre nella nostra disponibilità, siamo tutti quanti molto legati a questa casa, ovviamente a questo giardino che abbiamo recuperato dopo il terremoto del 1980. Il giardino è una piccola oasi di tranquillità che da diversi anni, da 12-13 anni, mi fa piacere mettere a disposizione la cittadinanza in occasione di Salerno Porte Aperte, il comune lo adotta, presentiamo delle mostre degli artisti salernitani ed è un momento di incontro tra la natura nascosta e la città di Salerno e i suoi cittadini. Domani c'è una bella iniziativa, una presentazione di un libro sui giardini salernitani. Certo. Domani mattina alle 11 ci sarà anche la presentazione di un libro che hanno prodotto, scritto e illustrato due nostre associate, la professoressa Del Grosso e la dottoressa Vittoria Bonanni, la prima è una storica studiosa di storia medievale, in particolare di storia salernitana. La dottoressa Bonanni è studiosa e particolarmente attenta a tutte queste iniziative storiche che si collegano ovviamente all'editoria, dal momento che cominciavo a dirigere la biblioteca provinciale per moltissimi anni, mi pare dal 2015, data in cui è andata in pensione. E ora collabora con noi, è la fondatrice e ideatrice dell'associazione con la quale
ci divertiamo. Incontriamoci in giardino, è una manifestazione organizzata dal Ministero Beni Culturali a carattere europeo. Anche a Salerno, diciamo, ci sono dei giardini da vedere. Ed in particolare? In particolare c'è questo giardino meraviglioso di cui io ho l'onore di essere la proprietaria, che è appartenuta al dottore Avenia ed è il giardino storico che in epoca più remota apparteneva al convento di Santo Spirito. Oggi attualmente si chiama Giardino di Villa Avenia ed è al circa di 7.000 metri, si estende per più terrazzamenti, abbiamo un vigneto panoramicissimo molto bello, il primo terrazzamento che è molto più accessibile al pubblico, dove spesso facciamo conferenze, riunioni ed eventi anche inerenti a iniziative cittadine. Noi speriamo che in queste due giornate possiate venire a visitarci numerosi, anche perché mi sono resa conto che, anche se è da 20 anni che è aperto, quando si parla del giardino di Villa Avenia dice: ma com'è possibile? C'è un giardino di queste dimensioni nel centro storico? E infatti c'è questo giardino alla fine di un vicolo stretto e quasi inaccessibile, poi si apre questa porta sul paradiso che è una cosa assolutamente da vedere. Quindi vi aspettiamo e ci contiamo sulla vostra presenza. Allora, incontriamoci in giardino, un'iniziativa del Ministero che mette poi in risalto i giardini di tutto il territorio nazionale, anche sul territorio salernitano ne esistono di tanti. Lei addirittura ha fatto un grande lavoro su questo, ha pubblicato addirittura un libro sui giardini salernitani storici. Sì, infatti io ho avuto anche, diciamo così, la fortuna di imbattermi in molti documenti che mi hanno consentito di ricostruire la storia di buona parte dei giardini del centro storico di Salerno, che erano tantissimi e che ora alcuni sono quasi tutti di natura privata, mentre altri erano di natura ecclesiastica. Quindi una mappatura tra i giardini, i famosi hortus conclusus, cioè i giardini ecclesiastici dei monasteri, e noi sappiamo che a Salerno c'erano tanti monasteri, quindi era piena di giardini, e poi i giardini privati di case palazziate dell'aristocrazia salernitana, che riteneva un fatto fondamentale che nel palazzium, cioè in una dimora signorile, ci fosse necessariamente del verde, del giardino. E questo sta a significare come nel periodo medievale, ma soprattutto nel periodo rinascimentale, c'era questa unione ideologica tra natura, bellezza, raffinatezza. Concludo invitandovi domani mattina nel Giardino Altieri, che è una delle piccole pietre preziose dei giardini che abbiamo, dove io in maniera più approfondita vi racconterò la storia di alcuni giardini.